stanca. Oggi è battaglia. Com'è andata sta pedalata fino adesso qua? Intanto siamo qui per il ricordo di Miro, una cosa veramente da amici, però qua si pedala. Ma sì, è il terzo anno che faccio la pedalata in ricordo di Miro, perché tra l'altro è del paese di mia moglie. E siamo partiti, faceva freddo, poi qua hanno aperto le griglie, ci siamo scaldati, abbiamo messo in salita e devo dire che è una bella salitella, dai. Ci scaldiamo bene per oggi, il campionato italiano ex professionisti. Eddie, Elisa pedala? Ma sì, è 5-6 anni che ha preso la passione anche lei per pedalare e quando riusciamo usciamo assieme e devo dire che va anche abbastanza bene. Aspetta che vado a fermarla, perché sennò ferma. Sei tutto di corsa. No, guarda, sinceramente aspettavo te innanzitutto, però sa che un'influenza ti ha fermato. Speriamo non sia una tattica per vincere oggi, perché mi hai promesso i fiori, quindi speriamo di vederti vincere. Speriamo che non mi staccano. No, vai tranquillo, in ogni caso faccio il tifo comunque per te. È stata una bellissima giornata in ricordo del grande Miro e siamo tutti qua tra amici. E ci vediamo dopo giù a Cassano. Va benissimo, ciao a tutti, ciao. Mattia Gavazzi, Mattia, qua siamo oggi ben ricordo intanto di Miro, un amico, e poi si pedala e tu cominci a pedalare anche seriamente. Beh, dai, seriamente, diciamo che oggi non è stagione, io dovrei essere ufficialmente fermo ancora per pochi giorni, però insomma ho accompagnato volentieri il papà per ricordare Miro Panizza, che era un suo grande amico, collega in gruppo. Quindi insomma per un motivo del genere vale la pena prendere la bici, partire anche un po' di freddo perché partiamo presto, però va bene così insomma. Mattia, si riparte, la grinta com'è? Io sto bene, la grinta c'è, ormai aspetto tanto questo momento, anche perché ormai sono 2 anni che manco, ho sempre sognato il giorno del rientro, semmai poi ci fosse stato, adesso c'è, è il 18 gennaio, mancano ormai 3 mesi e è solo questione di abbassare la testa, prepararsi e in un attimo ci siamo. E allora poi ci vediamo più avanti, ci vediamo noi. Penso proprio di sì. Bocca al lupo. Crepi. Danilo Gioia qui accanto a Max, corridore professionista, poi
cimenterà nel campionato italiano del 10. Bene, amici di Bike Show, siamo a Cassano Magnago, tra poco, circa un'oretta al massimo, partirà la prima prova del campionato italiano ex professionisti, quindi partirà la prima categoria, poi di seguito ci sarà la seconda gara degli ex dal 1963 in poi, quindi andiamo a vedere intanto un pochino i protagonisti, ma andiamo a sentire anche Alessandro Brambilla che commenterà questa giornata storica, seguitemi. Damasco che abita la Iguiglia da diversi anni, salutiamo Danilo Gioia, sesto classificato alla Milano Sanremo del vecchio 1989. Lo vedo qui col microfono di Bike Show TV canale 817 Sky. Allora Sandro, siamo qui per il campionato italiano ex professionisti, tra meno di un'ora partirà questa grande battaglia, io mi stacco. E sarà veramente una grande bagarre, ci sono nomi importanti, ci sono nomi prestigiosi. Ho appena salutato due grandi ex, Osvaldo Bettoni che è stato azzurro della 100 km cronometro a squadre al Mondiale Dilettanti ma che ha corso anche tra i professionisti, e Bruno Zanoni che ricordiamo maglia nera, ultimo in classifica generale al Giro d'Italia del 1979 e vincitore di una tappa in Umbria del Giro d'Italia del 1978. È il modo migliore per onorare il caro ricordo di Miro Panizza, che è stato maglia rosa al Giro d'Italia dell'80, concludendolo in seconda posizione, è il modo migliore per onorare il ricordo del grande Fiorenzo Magni, il leone delle Fiandre, vincitore di tre giri d'Italia, vincitore di tre giri delle Fiandre. Grande uomo, grande atleta, come Miro Panizza, come Danilo Gioia, al quale auguro naturalmente buon lavoro. E non appena la giuria ci fornirà l'elenco completo degli atleti partecipanti, parleremo di altri big. Allora, torniamo dopo, così ci dice il pronostico. Andiamo. Pensiamo a Magni, pensiamo a Vladimiro Panizza. Manca la challenge, si spegne Claudio. Applauso per i due grandi in cielo, Vladimiro Panizza e Fiorenzo Magni. Siamo con il console Fabrizio Iseni e qui con Mario Lanzafame, organizzatori di questo campionato italiano professionisti, e qui con noi anche Seghezzi, quindi grande presenza, pronti al via. Sicuramente è una manifestazione importante, purtroppo era intitolata a Miro Panizza, ma oggi abbiamo dovuto fare anche in modo che la manifestazione, dico purtroppo perché avremmo voluto essere, che fosse qua con noi il grande Fiorenzo Magni. Questa è la sua giornata, la giornata di Miro, è la giornata di tutti gli ex professionisti, è la giornata degli amanti del ciclismo. Tanti ex professionisti e qui ne abbiamo un testimonial, un grande Seghezzi, pronti a onorare questa giornata. Sicuramente una realtà importante e tecnicamente un grande del passato, ma un grande del presente e del futuro. Seghezzi qui oggi con tanti amici. Sì, oggi sono tanti amici e dico la verità all'amico Lanzafame che devo proseguire su quello che ho fatto io in questi 30 anni per le glorie del ciclismo, cioè di radunare tutti, perché vedo che oggi c'è una dispersione nei professionisti. Noi eravamo più legati, eravamo più... Lanzafame mi ha detto, dimmi come devo fare, dimmi cosa. Ho detto, guarda, insisti, vedrai che tu non prenderai quello che ho preso io, i miei, perché i miei sono i vecchi. Io con Fiorenzo ci ho parlato al telefono 5 giorni fa, tanto per dire, e poi me lo sono trovato lì ieri al funerale, capisci? Io spero che l'amico Lanzafame, perché ha tanta voglia anche lui di, diciamo, di sport, di ciclismo, che ama il ciclismo, prosegue in questo. E anzi, voglio dare un consiglio a lui, voglio che lui inizi una manifestazione, cioè continui con un campione e diciamo, io ho messo in bicicletta un vescovo, ho messo in bicicletta dei prefetti,
cioè la manifestazione a Bignarlo sempre sotto l'egida del cancro, perché io con Veronesi sono 30 anni che l'ho fatto e spero di continuare con lui a farlo. Un altro tricolore, primo Agostini, secondo Loda, terzo Mascheroni, quarto Romanetti, si aggiudica lo sprint per la quinta posizione, la maglia della Citizen Car col numero abbondantemente sulla destra. I've been trying hard to reach you, 'cause I don't. And the hardest part was letting go, not taking part. The hardest part. Bruno Colombo è stato professionista forziale di Monza, primo giro ad andatura moderata. Dal 51, pertanto il 52 non partecipa adesso. It was the strangest star. Minuto di raccoglimento in onore di Miro Panizza e Fiorenzo Magni. Bergamo, Quadrini e Capodimento.
secondo manca soltanto Enrico Quadrini, manca solo Enrico Quadrini. Parte il campionato dei più giovani.
Alzamini, ecco Lanzari che esce dal gruppo, altri atleti al transito, qui faranno solo lo sfalto Pezzoni, da Urniano, unità della corsa. Andy Mazzoleni, fece l'andatura anche sul Terminino in una difficile tappa del Giro d'Italia, ritardo di Agostini e degli altri 7 secondi. Andy Mazzoleni, massista da Treno, ha vinto due gare su strada nella massima categoria, è stato molto bravo anche al Giro d'Italia del 2000 e in precedenza vi ho citato la sua seconda posizione alla Iguella del 1998 battuto da Chanteur. Rattari a 2 minuti, qui c'è Fatellaro a 2 minuti e 8 secondi e questo nucleo pilotato da Vanotti a 2 minuti e 12. Vediamo che è stato ripreso Mazzoleni. Applauso per il gruppo. Vanotti che fa l'andatura. Chi vince? Agostini vince, non so. Vince Bettini, vince Soncini, primo e secondo. Mazzoleni, Zanini, prepotenza, una maglia nera e bianca. Zanini, primo Zanini, secondo Roda, terzo Bongioni. Primo Zanini, secondo Roda, terzo Bongioni. Eddie Mazzoleni, Eddie, allora raccontaci il finale. Ma eravamo rimasti in una decina di corridori. A tre giri dalla fine ho provato a fare qualcosa, sono rimasto da solo, solo che dietro tenevano l'andatura alta, poi ho riprovato qua l'ultimo chilometro, però le gambe erano quelle che erano. Quanto andavate? E andavano sempre a 45, 46, 47, l'andatura alta, sì. Complimenti. Grazie. Siamo con Loda, secondo classificato. Allora, Nick, com'è andata? Ma è sempre fatica comunque, perché anche se siamo degli ex professionisti, penso che l'agonismo c'era in tutti. Ci siamo trovati davanti, penso, una decina, quelli che fanno ancora un po' dell'attività, penso, rispetto agli altri come te che hanno un po' di pancia. È stata dura, però complimenti a Stefano perché mi ha battuto bene, cioè mi sarebbe piaciuto vincere per fare un regalo alla mia squadra e così sono contento, la mia squadra amatori, anche io quest'anno ho fatto qualche gara e mi sono divertito, insomma. Complimenti. Grazie, grazie, Daniel, complimenti anche a te perché con l'airbag che hai portati alla partenza. Enrico Grimani, allora, Enrico, sei andato forte. Beh, te sai che ormai sono qualche anno che mi sono ricimentato ad andare e ad allenarmi, io non mi nascondo, io mi alleno, non sono uno di quelli che dice no, non mi alleno, ho fortunatamente un lavoro che mi permette di avere quelle 2 o 3 ore libere e mi dedico, diciamo, soprattutto alla salute, ma soprattutto se viene un bel risultato a ricordare un amico. Come tutti sapete, per me Franco Ballerini è stato veramente un grande fratello, un grande amico e soprattutto una grande persona. Zazà, hai vinto. Stavo dicendo che non ho sofferto così neanche la Roubaix, porca miseria. Va bene, le gambe in acido? Come le tue, penso. Le mie mollato prima. Io ho mollato prima. No, beh, sì, ho fatto una fatica, ragazzi, che veramente non mi ricordavo quando è stata l'ultima volta che ho fatto una fatica così, però sono contento e andate sempre forti. Troppo forte. Vai, però vai sul palio. È sempre bello. Enzo Bongioni, figlio d'arte, anche il papà corso tra i pro. Seconda posizione, Nicola Roda. Prepariamo la maglia tricolore, prepariamo la medaglia d'oro. Signore e signori, attenzione, primo e campione d'Italia, Stefano Zanini! Il Leo direttore sportivo della Star indossa la maglia tricolore a fargliela indossare Fabrizio Iseni,
console della Costa d'Avorio, maglia tricolore, Stefano Zanini. Stefano Zanini, secondo Nicola Loda, terzo Alessio Bertolini. Vedilo! Per il Mario Nantapini, per tutto quello che fa per il ciclismo. Francesco Frattini, qua turista, campionato italiano. Turista, ha fatto aspetta, fatto, aspetta fatto. Guardate. C'ho una gamba, se do una pedata nel sedere uno l'ammazzo. Per l'acido lattico, No, beh, poi alla fine contentissimo perché il Toro di Lozza ha fatto vedere ancora una volta, il Toro di Lozza, avete visto tutti la corsa, no? Macistone Zanini ha fatto assolutamente vedere per l'ennesima volta la sua grande classe e tutti onorati di avere un campione d'Italia che ci rappresenta in questa maniera. Offa, a quanto vanno ancora? Andavano anche prima, eh? Solo che anche per quello che hanno ottenuto quello. No, sono veramente dei fenomeni e la dimostrazione è che basta pochi chilometri in bicicletta per tornare ad essere competitivi. Oggi hanno fatto veramente dei grandi numeri. Mille complimenti a Zazà, al Chiappa, che si sono dimostrati ancora una volta i punti di riferimento per il nostro movimento. Ma parlando, ma te dov'è che ti sei imboscato durante il percorso? Allora, sai dove c'è il parchetto là che c'era la cotoletta? Ecco, bravo, ecco. C'è la porchetta e tutto. Il campionato italiano ex professionisti è finito, una grande vittoria quella di Stefano Zanini, una vittoria di un campione maciste, quindi bravissimo Stefano Zanini. Qua stanno già smontando tutto, andiamo perché mica che ci fanno anche lavorare, andiamo, ciao.